Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. Sportpress.it. Beh, vabbè, prima di campionato scontato, come ci arrivate, abbiamo visto col Tenerife, sicuramente tu eri stato soddisfatto, penso, dell'approccio che ha avuto la squadra alla partita, ma hai anche ammonito, ricordiamoci cosa è successo. Certo, l'anno scorso, è sempre questo l'approccio. Ma secondo me sì, da questa serietà e approccio professionale, no? Al massimi livelli dovrebbe partire nostra prima di campionato, ma anche tutte le altre fino alla fine, perché io ci tengo a dire e penso di avere la fortuna in questo momento di avere una squadra, dei giocatori che capiscono questo aspetto, e infatti lo hanno dimostrato non solo in questa ultima partita con Fenerbahce, ma anche delle partite prima, no? Le uscite prima, nonostante tanti magari alti e bassi nel gioco che può anche capitare nel precampionato, però è stato svolto un lavoro buono. Quindi la prima molto importante davanti al nostro pubblico, ci siamo lasciati con una bella vittoria l'anno scorso con Varese, con tante non erano promesse ma erano gli obblighi, no? Presi da parte noi di continuare su quella strada lì, e penso che dovremo assolutamente farlo. Qual è stato l'aspetto principale che hai trovato in questa vigilia? Ma difensivo senz'altro, è sempre sulla difesa che ci basiamo e baseremo partenza, ma anche spero anche finale di campionato, perché alla fine è lì dove può essere la cosa cruciale nel nostro cammino. Mi avete già sentito dire che con l'attacco si vincono le partite, con la difesa i titoli, e quindi penso che partendo da lì possiamo fare la nostra base forte. Ho visto anche dall'altra parte una squadra molto altruista, questo mi è piaciuto. La palla andava, volava. L'anno scorso mi sono trovato qua davanti a una squadra che era ultima in campionato come media degli assist, se vi ricordate era un po' meno di 12, era una cosa su quale lavoravamo, era un dato di fatto che un po', come si capiva, la pallacanestro non era adatto a questo altruismo al quale a noi allenatori piace anche scegliere i giocatori, no? E quindi a me soprattutto, quindi quello mi piace, quello ci lavoreremo ancora di più, senza ovviamente vietare le qualità individuali, anzi sempre rafforzandoli, perché senza di quelli non possiamo andare avanti bene. Hai avuto modo di guardare anche il scenario di avversario? Ma senz'altro adesso questo di Jefferson che abbiamo sentito dispiace per il ragazzo e per la società, non so se è vero o no, se succederà, perché queste notizie alla fine sembra vero, no? Sicuramente Moore, che è un giocatore interessante, e soprattutto Dyson, che è una certezza già da anni nelle leghe europee, che porta questa imprevedibilità offensiva, soprattutto un'energia pazzesca, e leader loro. Sicuramente allenatore Buchi è una vecchia volpe, molto esperto, molto bravo, e sicuramente in queste ultime uscite o nelle uscite nascondeva il qualcosa di Roma, no? Tutti fanno così, quindi io lo rispetto tantissimo, quindi ho un massimo rispetto verso la società anche. Mi sono mancato. Sì, la squadra è stata costruita secondo quali basi? Perché a occhio sei una squadra diversa dall'anno scorso, molto più fisica in tutti i ruoli, molto più atletica, con capacità anche di variare tattiche, e una squadra versatile. È questo quello che hai cercato, quello che volevi mettere in piedi, o c'è altro? Vabbè, senz'altro, no? Sono tutti gli aspetti di quale tu stai parlando, e ci sono anche gli altri. Però più o meno uno guarda di avere
tante armi che può mischiare in vari momenti, ovviamente partendo da una atleticità necessaria per il nostro tipo di gioco che vogliamo sviluppare, quello senz'altro. Quello ci vogliono dei chili, dei muscoli, perché la pallacanestro, io non dico moderna, ma la pallacanestro, diciamo, che vince, la pallacanestro che piace, gli ultimi anni si è sviluppata tanto con l'aspetto fisico legato a tecnico-tattico, e questo aspetto fisico permette o non permette o ti distrugge questa qualità individuale che uno possa avere con il talento. Quindi questa è una cosa che, su quale penso tutti gli allenatori, però io spesso, anzi sempre, ci butto un occhio e lavoriamo ancora sempre di più, no? per avere questa fisicità quotidiana. Inizio del campionato, vediamo, come ve l'ho detto l'altra sera, siamo attenti sul mercato, quindi spero di aggiungere qualcosa per vietare queste problematiche possibili nel futuro, perché speriamo, sempre toccando, no, che non succeda, però se uno ha la febbre o tossisce un po' di più, noi anche negli allenamenti siamo un po' nei problemi. Quindi sicuramente una volta, quando torna Teodosic, avremo questa aggiunta abbastanza importante. Ovviamente lui, nonostante abbia fatto una grandissima preparazione con la nazionale fino al momento in quale si è infortunato, ha avuto veramente un bel atteggiamento, ha fatto svolto un lavoro buono, peccato. Sicuramente ci darà anche qualcosa di aggiungere a questi cambi tattici o quello che possiamo avere. Sicuramente un giocatore importante, uno in più, ci aiuterà molto. Però dovrebbe passare un po' di tempo finché lui entra nella forma giusta. Io volevo chiederti un bilancio anche umano, prima ancora che tecnico, degli anni da commissario tecnico della Serbia, al di là delle finali giocate, delle partite vinte, però volevo chiedere un bilancio. È straordinario, una cosa che mi è permessa di svilupparmi umanamente nelle diverse direzioni, non solo riguardando il risultato, che è stato bello e molto una conferma del sistema in quale credo tanto, ma anche dal punto di vista umano, dal punto di vista anche professionistico, mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto ancora convincere sulle cose in quale credo, quando costruisco le squadre, quando ho la fortuna di scegliere, perché un CT può scegliere, no, certi tipi di giocatori, non solo come talento, come prestazioni sul campo da sportivo, ma anche umanamente. Quindi le cose sono molto complesse, molto, molto complicate, molto, molto belle, perché è molto una sfida continua, quotidiana, molto difficile da un'altra parte, anche fisicamente uno si sente a volte spremuto, perché se io vi dico che in questi campionati, in tutti questi anni, cioè si dorme 2-3 ore la notte con un'adrenalina pazzesco e sempre lavorando, cercando di essere pronto alle 9 di mattina alla prima colazione a dare qualche informazione di più ai ragazzi o a farli sempre crescere, quindi è una cosa bella. Ma io non gliel'ho chiesto, però nel suo DNA questa competitività che ha, questa leadership anche vocale, a volte lo porta a essere espressivo, magari anche
di più del, del dovuto. Ci dobbiamo lavorare su questo, perché da, da un paio di anni che non lo alleno, quindi ha lasciato nazionale dopo il 2016, quindi magari ha cambiato qualcosa, però era sempre uno molto vocale, molto, questa sua leadership è, si vede nel bene e nel male. Assolutamente, lo ripeto. Bene. Quest'anno si alza la speciale, tutti li vedono come l'antagonista di Milano. Accetti la sfida? Io accetto tutte le sfide possibili, non è che, però non penso a Milano assolutamente. Non penso. Prima Venezia, il campione d'Italia è Venezia, quindi poi arrivano le altre. Milano è una storia da parte, con una cosa che è sempre negli occhi di tutti, di come bisogna crescere o cominciare a crescere fino a quei livelli lì. Speriamo che ci saranno nel futuro prossimo 4, 5, 6 squadre che potrebbero vantarsi di avere questa possibilità, sia economica che organizzativa che tecnica, no? Perché vuol dire che l'Italia di pallacanestro è andata molto in su. Può essere la Spagna l'obiettivo, la sfida più grande che noi qui, lavorando in Italia, potremmo intraprendere come un rivale globale, diciamo, perché secondo me, per quello che tutti anche in questa stanza siamo qui, per far crescere tutto l'ambiente, perché ne approfitteremo tutti quanti, non dico economicamente, ma proprio per la bellezza del gioco. E questo potrebbe essere un po' ruolo di Virtus, di questa, speriamo, crescita sul campo, no? L'altra parte risultati, una parte risultati, che è sempre un obiettivo, magari anche principale, però non mai dimenticare la crescita societaria e del tutto ambiente in quale una società come la Virtus storica possa dare una mano in questa crescita della pallacanestro in Italia. Io mi sento abbastanza pronto di poter dare il contributo e abbastanza deciso. Penso di averlo anche fatto, no? Un po' con le mie cose. Spero che si capisca così. Per voi che fate, avete il doppio impegno, 32 partite di campionato sono troppe? Non sono poche. Non sono poche. Quello sicuramente, abbiamo bisogno di allargare un po' la rosa, di avere una certa anche sicurezza nel qualsiasi eventualità di uno o l'altro infortunio o qualcosa del genere che possa capitare, secondo me. Questo lavoreremo adesso nei prossimi giorni, mesi, e tutto senza aver fretta e ossessione, però cercando di aggiungere qualcosa di giusto. Anche il campionato italiano bisogna che capisca anche tutto il movimento dove vorrebbe arrivare, con grande numero di partite, o facciamo la quantità o la qualità, decidiamo un po' e ci adegueremo, però dovremo anche qualche volta avere una voce in capitolo e dire la nostra. Ovviamente è anche lì il processo di diminuire le squadre o fare diverso formula e tutto quello, però quello non mi compete. Per adesso 32 stanno lì, le onoreremo ciascuna con stesso impegno. Secondo te sono troppe? Sì. Anche perché non stanno a piedi. Io una cosa che mi è rimasta impressa l'anno scorso, le condizioni quando arriviamo molto lontano con il playoff, no? In che condizioni si gioca? Con tutto questo caldo, non, sicuramente i giocatori non aiuta, si rischiano degli infortuni, si rischiano anche delle uscite verbali non necessariamente positive per una bellezza del playoff, delle grandissime sfide, del questo. Non abbiamo bisogno di delle cose meno positive del 100%. E questo è legato anche alla mancanza di alcune condizioni giuste per sviluppare la pallacanestro migliore, secondo me. No?
aiuta a smaltire un po'. Quello sì, quindi spero di arrivare fino a... perché così qualche chiletto si perde. Di sicuro i tuoi colleghi, i giocatori di Torino, hanno perso anche loro dei chiletti, non sono stati molto contenti. I giocatori di Torino? Sì, come andrà. Ah, quello è un'altra storia, che è peccato. Una piazza, una bella... Sembrava una bella storia, che peccato. Però le difficoltà lì sono... erano ovvie. Coach off topic, una curiosità, se in questi mesi hai avuto modo di sentire il tuo amico Sinisa? Assolutamente sì, ho sentito l'altro giorno anche. Sì. Siete detti qualcosa in particolare all'inizio della stagione? Noi siamo amici, parliamo di tutto. A me ovviamente mi preoccupa il suo stato, poi lo vedo che è il più forte di tutti, quindi è di tutto, quindi... Peccato per la malattia che ha questo rivale. Mi dispiace per la malattia, perché ha trovato Sinis. Scusa, tra l'altro di Milano, Venezia, hai visto la finale di Supercoppa Sassari? Sì. Cosa ne pensi? Bravi. Complimenti. Un avversario in più? Sì, assolutamente, ma tutti quelli che sono davanti a noi sono avversari in più. Io sono molto consapevole del nostro posto in campionato, che era nono o decimo come l'anno scorso, no? Per una vittoria di meno, però tutti quelli che sono davanti a noi sono gli avversari da temere e da rispettare, ma anche quelle sotto, quindi io non mi... No, anzi, siamo molto, molto attenti su tutto. Okay. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.